senso uno dice, e poi sei diventato un comunicatore. Io non sono un comunicatore, io sono quello che sono. E quello che sei, al momento in cui lo sei, ha una forza comunicativa molto potente. Ha una forza comunicativa molto più potente di qualsiasi, struttura. Io vi ringrazio. Quindi io vengo qua di fronte a voi senza nessuna autorità. Voi non mi dovete votare, non mi dovete, no, perché non mi dovete, se vi piace la mia musica venite a vedere il mio concerto, se no siamo amici come prima, tranquillamente. Se siete veramente, cioè proprio il nostro è un rapporto proprio easy, tranquillo, nel senso che no, veramente ehi. Allora, penso che io, questo è il discorso più lungo che io abbia fatto in vita mia di fronte ad un pubblico così grande, perché di solito canto delle cose che ho scritto, che ho meditato, che ho arrangiato, che ho tagliato, qui sto improvvisando e mi rendo conto che è un casino questa cosa. È molto difficile. Quindi io uscirò da qua. Avrò imparato qualcosa, avrò scoperto un mio limite, e scoprire un proprio limite è una cosa bellissima, perché poi cosa succede? Il passo successivo alla scoperta del limite è cercare di superarlo, giusto? E questo è, fa parte anche un po' di quella che è un po' la... E stamattina raccontavo a un gruppo di ragazzi, raccontavo una piccola storiella che mi succedeva da bambino, che racconta un po' un'attitudine utile. E credo utile, se volete fare quello che faccio io, se voi volete coltivare degli olivi per fare dell'olio, tutto quello che vi sto dicendo oggi non vi servirà a niente, e va benissimo, è un lavoro bellissimo. Se invece siete iscritti a scienze della comunicazione perché volete operare in questo settore, perché volete occuparvi di, non so, musica, marketing, pubblicità, politica, uffici stampa, promozione di marchi, sviluppo di idee, questo insomma, per fare queste cose qui non possiamo, dobbiamo capire in che mondo viviamo, dobbiamo avere una conoscenza degli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, quando io ero bambino, in casa mia il mio babbo comprava la settimana enigmistica, che era, c'è ancora, no, molti di voi, e quindi siccome era una famiglia, eravamo in sei, ognuno si aveva diritto ad una parte, no? C'era il mio babbo che faceva quelle difficili, c'era la mia mamma che faceva quelle semplici, un po' più semplici perché passava il tempo. Ecco, io chiedevo di lasciare per me quel giochino con i numeri che si uniscono, avete presente? Quello 1, dall'1 al 67 unisci i puntini, no? Quella cosa. Perché era molto facile, cioè, no? Era proprio facile. Quello dei colori era ancora più, quello che dovevi annerire, però quello mi interessava meno. A me piaceva quello dei puntini, ovvero vedere questa cosa. Poi dopo, tanti anni dopo, cioè, ho visto quel famoso discorso di Steve Jobs all'università di Stanford, molto, molto, molto motivazionale, no? Un discorso che, se non avete visto, vi consiglio di guardare, specialmente voi che studiate in questa facoltà, ma anche agli altri lo consiglio. Lui dà un consiglio ai ragazzi di unire i puntini, è una delle connect the dots, lui dice, no? Unire i puntini.